antico castello di rara bellezza e la leggenda narra che fu costruito con arti magiche da un antichissimo re. Dammi il flauto, fammi vedere se riesco anch'io a suonare qualcosa di bello, eh? No, accidenti, no, no. Che suono orribile! Tieni, riprendi pure il tuo flauto. Allora, lo spettacolo è il flauto magico, dalla quale poi Mozart ha tratto l'ispirazione per la sua celebre opera. La storia è nel recuperare l'acciarino. Il protagonista, Francesco Mistichelli, deve compiere un'impresa per andare a recuperare quest'acciarino. È una potente fata a mandarmi in questo luogo. Una fata? Sì, ma presto dimmi dove posso trovare l'acciarino! Ti trovo divertente il mio personaggio perché oltre ad essere un semplice principe azzurro, col potere di un anello che mi regala questa fata radiosa, riesco a diventare un vecchietto. Cosa hai fatto al mio povero amico? Geno, questo personaggio divertente di questa storia, di questa favola, troverà anche l'amore, troverà la sua papagena, questa fidanzata, coronerà il suo sogno che è quello del matrimonio, di sposarsi e vincere questa paura. Papagena! Papagena! Sì! Mi piace! Pure a me! Interpreto la principessa Pamina, una principessa che inizialmente viene schiavizzata dal mago Zoroastro, ma che poi permette a me anche di trovare l'amore e ritornare finalmente da mia madre, che è la fata radiosa. Ed improvvisamente ecco che riapparve la fata. Ciao ragazzi di Rai Gulp, sono la zia Geggia. Sono felicissima di essere entrata nella compagnia del Cilindro qui al Teatro San Raffaele. Per me è una gioia aver scoperto che esiste ancora un teatro per i ragazzi, visto che in televisione danno un poco spazio al di là appunto di Rai Gulp, di Rai Ragazzi. Quindi venite a teatro perché è comunque la forma più bella in assoluto di divertimento con questi meravigliosi musical appunto della compagnia del Cilindro. Un bacione da Geggia.